Terzo video della serie Capitelli e Basi. Allora, siamo al corinzio. Ho già creato questo fusto corinzio un po' più lungo di quello ionico. La base invece è uguale come abbiamo visto per la base ionica, tre cerchietti di cartoncino più o meno di 2 mm ognuno di spessore, quello centrale grande come il diametro della colonna, il primo qui un po' più grande e il secondo ancora un po' più grande di un paio di millimetri. Allora, abbiamo la nostra colonna corinzia, dobbiamo fare il capitello. Il risultato del capitello sarà una cosa del genere nella mia proposta. Allora, il capitello corinzia è piuttosto complicato, io l'ho semplificato in questo modo facendo tre fasce di foglie sovrapposte una all'altra, sfalsate fra di loro in modo da avere questo effetto così un po' a cestino di foglie. Allora, la base di partenza è un cartoncino, sempre tronco di cono, che possiamo calcolare con il nostro cone calculator di cui vi avevo già detto per l'echino dell'ordine dorico. Allora, il mio cone calculator, in base alle dimensioni che io ho deciso, ho messo un'altezza del capitello pari a quella del diametro della colonna, quindi 15 mm. E poi la larghezza di partenza, sempre 15 mm. Quella di arrivo ho messo 18 mm, quindi per non farlo troppo largo. E lui mi ha calcolato questo angolo di 35 gradi, 75 mm di raggio di partenza e 90 mm, quindi 9 centimetri di raggio di arrivo. Poi io gli ho aggiunto qui una fascia per fare queste linguette qui per incollarlo poi dove ci sarà l'architrave. E poi gli ho aggiunto questa seconda fascia qui per fare queste, diciamo, lato interno per incollarlo meglio al fusto della colonna. Allora io adesso taglio il mio settore circolare, eccolo qui. Allora, questa parte qui sopra del capitello vera e propria, questo sarà il mio capitello. E questa parte sotto per la parte da incollare al fusto. Allora, la parte superiore io gli ho lasciato questo spazio qui che adesso taglio a piccoli triangolini in modo che si riesca a piegare tranquillamente, ma si possa poi anche incollare bene. Allora, questa parte qui non è fondamentale, però se vogliamo poi che il nostro modellino non si sfasci al minimo movimento, ci conviene che le parti siano incollate bene fra di loro. Allora tagliamo tutti questi angolini per poi poterlo incollare bene. Il capitello corinzio ovviamente non avrebbe solo le foglie di acanto, avrebbe anche le volute, io l'ho semplificato in questo modo, poi ognuno a piacere può interpretarlo, il capitello corinzio nel corso della storia, dal tempo dei Greci fino ai Romani, poi fino ai giorni nostri, è stato interpretato, ogni progettista l'ha interpretato a modo suo, ci sono state infinite variazioni sul tema, con il fatto che però abbia sempre queste foglie e queste volute che sono il tratto distintivo del capitello corinzio. Ecco, allora abbiamo il nostro capitello di base, ci pieghiamo queste linguette qui che dopo useremo alla fine e poi lo avvolgiamo in modo da dargli la forma circolare, in modo che questa forma a tronco di cono più o meno. Eccolo qua così. Allora, abbiamo il nostro tronco di cono qua. Pieghiamo un po' anche il pezzo da mettere dentro. Pieghiamo in modo che poi si possa incollare tranquillamente. Allora, adesso ci mettiamo un po' di colla. Allora, conviene incollarlo così, in modo che la parte
aperta di uno stia dove c'è la parte chiusa dell'altro. Lo incolliamo un po' alla volta, quindi ne incolliamo prima metà, in modo da tenerlo fermo bene, che si asciughi la colla, altrimenti è un po' complicato, anche perché essendo questo cartone lucido, non è che sia proprio così assorbente dal lato quello colorato, quindi è meglio andare un po' alla volta, in questo modo si riesce a fare meglio il lavoro dell'incollaggio. Adesso possiamo incollare la seconda metà. Curviamo la forma e incolliamo dall'altra parte. Così chiudiamo questo capitolo. Allora possiamo mettere un dito dentro per spingere bene, tenere incollato tutto quanto. Allora non è un problema se viene questa riga qui, perché viene necessariamente essendo un cartoncino avvolto su se stesso. Comunque adesso con l'estratto, lo strato di foglie sopra, noi nasconderemo anche questa giuntura. Non è obbligatorio fare le foglie, già così può essere un capitello che funziona. Io lo metto dentro il mio fusto. Ho il mio capitello così, però vedete che è un po' ancora grezzo, quindi se noi adesso ci facciamo le foglie viene più carino. Allora le foglie le facciamo sempre con dei settori circolari calcolati. Allora sono tre livelli di foglie, abbiamo detto, quindi quello più alto, poi quello intermedio e quello più bassino che sta all'esterno. Allora, quello all'esterno, essendo che ha due spessori di carta, questa è carta di album da disegno normale, foglio da disegno liscio, 200 grammi al metro quadro, abbiamo tre strati, quindi un minimo di spessore c'è, quindi questo possiamo allargarlo, vedete, l'ho fatto leggermente più grande rispetto agli altri. Allora, abbiamo tre settori da tagliare e poi ci facciamo le nostre foglie su questi tre settori e poi li incolleremo uno sopra l'altro. Allora, queste sono le nostre tre strisce di cartoncino curve a formare il nostro piccolo tronco di cono. La dimensione massima è i 9 centimetri, quella minima 7,5, che erano le dimensioni del cono. Poi questo qui, che è quello più grande, lo prende tutto. Questo qui invece si ferma prima dei 9 centimetri, vedete, questo più piccolo si ferma ancora prima. Allora, adesso questi qui, vedete, io ho fatto questa linea che ci può aiutare. Ci facciamo dei puntini a circa mezzo centimetro qui, se volete. Vi faccio vedere un po' la forma delle foglie, ce le possiamo disegnare oppure possiamo tagliarle direttamente senza fare il disegno prima, comunque le foglie vengono così. Lo stesso vale per gli altri, anche qui abbiamo le nostre foglie circa di mezzo centimetro, ok, più o meno è lo stesso qua, qua magari le possiamo fare anche un po' più piccole, solo così come taglio, non occorre tagliare fino in fondo. Ok, allora e poi le tagliamo così. Allora, io non lo faccio tutto quanto perché sennò il video diventa troppo lungo, poi YouTube non me lo accetta come quello di ieri. Allora, queste qui dopo averle tagliate le possiamo già piegare prima, che si fa prima che non dopo averle incollate, e poi lo curviamo anche questo e lo incolliamo. Allora, io le ho già preparate, tagliate.
Eccole qui, quella più grande, quella intermedia e quella più piccola. Ok, allora le pieghiamo così, appoggiandoci al tavolo, le possiamo piegare, non occorre piegarle del tutto, basta piegarle un pochino in modo che stiano aperte. E poi le andiamo a incollare sul nostro capitello di base che abbiamo appena fatto prima. Allora, ci mettiamo un po' di colla qui intorno e andiamo a incollarla. Possiamo partire qui, così nascondiamo con la foglia la giuntura. Eccolo qua, lo incolliamo bene. Tutto intorno fino a creare questo primo strato. Teniamo un po' premuto in modo che si asciughi e poi possiamo partire e incollare il secondo strato. Secondo livello di foglie, le mettiamo sfalsate così da creare questo gioco di foglie che si sovrappongono. E lo incolliamo anche questo sotto. Ok, allora qua poi se ce n'è qualcuna che magari schiacciando per incollare si è un po' appiattita, la possiamo riaprire così, anche quelle sopra, possiamo riaprire un pochino così. E poi incolliamo l'ultimo livello. Eccolo qua, anche questi li mettiamo sfalsati, meno. Ed ecco qua il nostro ultimo livello di foglie di accanto. E così arriva a essere completata anche la colonna corinzia. Quindi abbiamo colonna corinzia, colonna ionica e colonna dorica e abbiamo finito i nostri tipi di colonna.